Buongiorno amici sportivi e amici soprattutto tifosi dell'Aula di Cerignola. Tra qualche giorno partiranno i lavori di adeguamento allo stadio Montevisi che ci permetteranno di giocare il campionato di Serie D in tutta tranquillità e permetterà dopo 20 anni di non far firmare più il sindaco per la deroga e quindi per far giocare l'Audace Cerignola. Venerdì abbiamo impegnato la somma di 450.000 euro per iniziare questi lavori e credo che siamo praticamente arrivati, inizio settimana prossima partiranno. I lavori consisteranno in una tribuna per il settore ospite da 300-350 posti. Faremo i bagni al settore prato, per intenderci dove vanno a vedere gli ultras la partita, sistemeremo tutti gli spogliatoi per adeguarli, faremo nuovi ingressi per accedere allo stadio Monterisi, sistemeremo il muro di cinta che sta alle spalle del prato e sistemeremo anche la tribuna centrale. Questo è l'impegno che questa amministrazione, il mio assessorato, ha preso sin dall'inizio, dal 2015. Non ci dimentichiamo in quali condizioni era il campo, lo stadio Domenico Monterisi prima che arrivassimo noi. Abbiamo fatto in 2 anni veramente salti mortali. Prima l'erbetta sintetica. Poi abbiamo fatto i lavori per l'illuminazione del campo e per permettere di giocare le partite in notturna e tutti ci ricordiamo lo spettacolo delle partite in notturna con 3.000 spettatori a seguire la nostra Audace e quest'anno un altro stralcio dei lavori che vi ho appena detto. Sicuramente non finiranno qui i lavori allo stadio Monterisi perché la società è ambiziosa e l'amministrazione comunale segue le ambizioni della società e della città. Veramente sono contento, faccio i complimenti a tutta la struttura tecnica perché ha lavorato veramente intensamente. In questi 2 anni veramente non abbiamo lavorato con grande pazienza, con grande costanza per arrivare a questi obiettivi. Quindi auguro all'Audace Cerignola un gran campionato e auguro a tutti gli sportivi di seguire questa squadra, di seguire gli sforzi della presidenza, gli sforzi della dirigenza e gli sforzi dell'amministrazione comunale. Ripeto, risultati che in passato veramente non sono mai stati raggiunti. Forza Audace Cerignola, forza Cerignola.